Il nostro gruppo di ricerca si occupa di chimica sostenibile. L'attività principale è quindi la caratterizzazione e la sintesi di molecole organiche, utilizzando metodologie e tecniche che minimizzino l'impatto sull'uomo e sull'ambiente. Di un processo che porta alla sintesi di un prodotto, di un materiale, ci occupiamo a partire dalle materie prime, e utilizzando principalmente fonti rinnovabili o scarti o rifiuti in un'ottica di economia circolare, fino al prodotto, cercando appunto di minimizzarne la tossicità e l'impatto. Il valore aggiunto è essere all'interno dei laboratori di scienze ambientali, che ci permettono quindi di coniugare le tecniche molto specialistiche tipiche della sintesi organica a un approccio inter- e multidisciplinare, maggiormente volto a valutare l'impatto dei processi sull'uomo e sull'ambiente. Se vogliamo fare qualche esempio da ricerche passate, ci siamo occupati della sintesi di tensioattivi, essenze, coloranti e molto altro, sempre prendendo in particolare in considerazione le fonti di partenza e i dissolventi dei processi. Particolare attenzione anche a minimizzare le emissioni di anidride carbonica e altri gas climalteranti. Nel caso dell'anidride carbonica, inoltre, cerchiamo di incorporarla direttamente nei nostri composti, utilizzandola quindi come fonte di partenza. Un'altra ricerca importante di cui ci stiamo occupando è nel campo delle bioplastiche. Ce ne occupiamo sia per quanto riguarda la sintesi che per quanto riguarda il fine vita. Abbiamo sviluppato tecniche di riciclo di materiali poliaccoppiati e tecniche di riciclo chimico dei polimeri stessi. Un'ultima ricerca che vorrei citare è l'ottenimento di composti ad elevato valore aggiunto da biomasse, sia di origine terrestre che marina, per poi applicare questi composti in campo cosmetico, nutraceutico, in agricoltura e nel campo dei materiali stessi.